Quali sono i giocatori più sottovalutati di questa stagione NBA? Ciao, io sono Riccardo di Doppia Doppia e oggi andiamo a vedere quali sono i giocatori più sottovalutati di questa stagione. Quelli che hanno un impatto maggiore rispetto a quello che si possa pensare. Oggi ci danno una mano il nostro Nick e August, un nostro amico che abbiamo incontrato all'inizio della nostra avventura su Twitch e che ne sa un sacco su questi giocatori meno considerati. Il primo giocatore di cui andremo a parlare è Garrison Matthews, in forza agli Houston Rockets, e di cui ora vi parlerà August. Un giocatore a mio parere molto sottovalutato è Garrison Matthews. In primo luogo è un tiratore di livello assoluto in NBA. Tira col 39% in carriera e, opinione personale, in catch and shoot è uno dei migliori della pista e mi ricorda moltissimo Gigi Redick per la sua abilità di uscire dai blocchi e tirare anche con l'uomo addosso, coi piedi un po' storti, e comunque riuscire a trovare l'equilibrio per fare canestro. Per il resto, il suo gioco è molto limitato: di base in attacco o tira o tira. Invece, nella metacampo difensiva, forse un po' l'apparenza inganna perché è bianco, un po' piccolino, però non è così una liability come sembrerebbe a prima vista. I suoi numeri difensivi, infatti, sono buoni. E cito una statistica che lo conferma. Il suo impatto on-off, ovvero sui minuti con o senza di lui dei Rockets, su 100 possessi, i Rockets fanno sopra di 12 punti quando lui c'è rispetto a quando lui non c'è. Questo significa che lui sì è un attaccante molto pericoloso, in grado di far canestro, ma è uno anche che nella metacampo difensiva può aiutare, grazie all'energia, pur non essendo uno stopper del livello dei Paul George, Thibault della situazione. Un'altra statistica molto interessante è il Raptor, che è un indice avanzato che viene utilizzato per misurare l'impatto dei giocatori. Lui è quinto in tutta la lega nel Raptor, il che significa che il suo impatto è veramente di primissimo livello. Certo, questo non vuol dire che Garrison Matthews sarà uno star, però che sicuramente ha un impatto molto positivo sulla sua squadra. Nota a margine, tutti questi numeri eccezionali vanno presi con le pinze perché comunque ha giocato solo 496 minuti stagione. Il campione è ancora relativamente limitato, però ci danno sicuramente un'indicazione importante. Garrison Matthews gioca attualmente in una squadra molto perdente e a mio parere il suo potenziale potrebbe essere espresso molto meglio in una contender, in una squadra che punta per vincere. Io me la vedo molto bene in un ruolo alla JJ Redick, oppure alla Bellinelli Sixers o alla Korver ai Bucks, ovvero minuti limitati, nei minuti in cui è in campo, ha libertà di sparare, luce verde tutte le volte che ha un tiro pulito, o anche non pulito, visto che può segnare anche quelli, e pochi minuti in campo così da sfruttare tutti i suoi punti forti e non mettere troppo in mostra le sue lacune, che obiettivamente ci sono. Altro giocatore di oggi è Jared Vanderbilt, ala dei T-Wolves da parecchi anni nella Lega, ma di cui si è parlato davvero poco. Nick, ti lascio la parola. Il secondo nome di oggi è quello di Jared Vanderbilt, ala che gioca per Minnesota. Molti di voi probabilmente non lo conosceranno neanche, perché questa è la prima stagione dove sta avendo un impatto in campo e delle statistiche effettivamente significative. Le sue statistiche sono infatti di 6.1 punti, 8.6 rimbalzi e 1.2 assist. Si alterna spesso a partire tra panchina e quintetto, grazie appunto alla possibilità di giocare sia con Towns sia sostituirlo. Al momento per Minnesota è uno dei giocatori con la maggiore influenza, infatti si nota una grandissima differenza con o senza lui a roster nelle partite. Aiuta incredibilmente tanto Towns sia a rimbalzo che in difesa, soprattutto nel posizionamento lontano dalla palla, dove questi due giocatori occupano con molta presenza l'area. La vera differenza infatti la fa in difesa, dove riesce ad essere molto presente sia lontano dalla palla che sulla palla. Molte azioni dove riesce a rubare la palla su passaggi sbagliati degli avversari, ma anche direttamente dal suo avversario, riesce ad allungare le mani, grazie alle sue ottime leve e rapidità, ed andare in contropiede da solo. Infatti, gran parte del successo di Minnesota è data dalla sua presenza e quella di D'Angelo Russell. A Minnesota mancava una vera e propria ala che affiancasse Towns e hanno trovato in Jared Vanderbilt questo giocatore. Il record, infatti, di 15-16 al momento è uno dei migliori per Minnesota dai tempi di Jimmy Butler, probabilmente. Il motivo per cui probabilmente è così tanto sottovalutato è perché appunto è la sua prima stagione con così tanto impatto nella squadra. Inoltre, dato che è un giocatore molto più difensivo che offensivo, non si fa troppo notare, non si è fatto troppo notare, forse è meglio dire, nelle scorse stagioni e all'inizio della stagione, ma chiunque abbia visto delle partite con Minnesota o contro Minnesota sa di chi sto parlando. Sa che è un giocatore molto presente nelle rotazioni di Minnesota, ma soprattutto molto presente in campo. Chissà se in tutto ciò però lui continuerà a farsi notare così poco e a restare underrated. Magari entro la fine della stagione sarà uno dei giocatori più conosciuti di tutta la Lega.
Se ti sta piacendo questo video, ti ricordo di lasciare un bel like, di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti nessun nuovo contenuto. Ora andiamo avanti con un giocatore molto discusso nelle ultime settimane, soprattutto per le voci di mercato. Sto parlando di Miles Turner, centro degli Indiana Pacers. Vai August, spiegaci perché è sottovalutato. Miles Turner è un giocatore che da molti viene considerato un semplice giocatore di complemento. Lui stesso in un'intervista recente ha detto: "Io mi sento percepito come un glorified role player, ovvero come un role player forte ma pur sempre un role player", e lui si sente qualcosa in più di questo. Io mi trovo d'accordo. Marco Crespi in una telecronaca l'ha definito un block and three, ovvero un giocatore che stoppa e chi tira da tre punti, ed è vero, perché effettivamente lui è il miglior stoppatore della Lega, 2 stoppate 8 di media, ed è un tiratore affidabile da tre punti, uno stretch 5 che per essere un giocatore di quella taglia è un grande lusso. Però a mio parere è più di così, è un giocatore di impatto in attacco e in difesa. La squadra va nettamente meglio quando c'è lui in entrambe le metà campo, ed è un giocatore che può ampliare il suo ventaglio di situazioni offensive che adesso sono un po' strangolate dalla presenza pur eccezionale di Sabonis. In questo momento un giocatore che in attacco tira sugli scarichi, fa poco altro. Secondo me potrebbe esplorare tantissime altre situazioni e diventare un giocatore borderline all-star, comunque un giocatore di riferimento per una franchigia NBA. Potrebbe esplorare il gioco dal mid-range, che ha fatto vedere soprattutto nell'anno da rookie, quando non era ancora un tiratore di alto livello da tre punti. Potrebbe migliorare il suo gioco spalla canestro, che è ancora molto deficitario, soprattutto se si dovesse trovare contro i quintetti piccoli, e lo vorrei vedere più inserito in situazioni di pick and roll. Ora però torniamo da Nick, che ci parla di Ricky Rubio, playmaker di vecchio stampo e di scuola europea, che ha fatto fare il salto di qualità ai Cleveland Cavaliers. Cominciamo con Ricky Rubio. Statistiche magari non incredibili, ma un grandissimo impatto su quello che è il roster e sulla sua funzionalità. Al momento infatti Cleveland si trova terza ad est, che è un risultato incredibile considerato che la stagione scorsa non hanno fatto nemmeno i playoff. Le statistiche di Ricky al momento sono di 12.7 punti, 6.6 assist e 3.9 rimbalzi. Ma appunto, come dicevo prima, il vero motivo per cui lui è considerato un giocatore underrated è che l'impatto in campo che sta avendo per Cleveland, e che ha avuto anche nelle stagioni precedenti con le altre squadre, non viene mai considerato troppo. Questo perché gli americani e lo stile di gioco NBA non lo fanno risaltare quanto lo stile di gioco FIBA. Lui infatti è cresciuto in un gioco molto organizzato, quello europeo, soprattutto spagnolo, in cui puntava ad un gioco corale ben definito che permetteva a un giocatore di smarcarsi. Infatti è considerato uno dei più grandi europei di sempre, soprattutto perché ai tempi, quando giocava ancora a Barcellona e Badalona, era il primo grandissimo europeo dopo i nomi come Drazen Petrovic e Arvidas Sabonis. Il problema di Ricky Rubio in NBA è che si trova in un contesto dove vengono esaltate le qualità tecniche e atletiche del singolo contro il singolo, quindi molto uno contro uno, piuttosto che del singolo nella squadra, quindi l'utilizzo di tutti i 5 giocatori per finalizzare l'azione. Nonostante ciò, è in grado lo stesso di giocare, diciamo, nello stile NBA, quindi molto uno contro uno, utilizzare le proprie qualità per battere l'avversario. Infatti sono molti anni che riesce a stare in NBA, sono molti anni che molte squadre lo richiedono per le sue qualità, da playmaker vecchio stampo, playmaker europeo che ha molti passaggi per le mani e un po' meno punti, perché è un giocatore atipico, un giocatore che gli americani non stanno più, diciamo, coltivando tra high school e college. Ed è questo il vero motivo per cui è underrated, il fatto che è un giocatore atipico, un giocatore che uno non si aspetta di trovare contro, ma che è molto funzionale in molte situazioni e in molti giochi. Prima dell'ultimo giocatore ti ricordo che abbiamo un canale Telegram aperto a tutti, mi raccomando entra perché parliamo sempre di basket, ti aspettiamo. Con l'ultimo giocatore andiamo in Arizona, dai Phoenix Suns. August infatti ci parlerà di Mikal Bridges, un giocatore utilissimo per la squadra ma che spesso non viene menzionato nei vari discorsi. Mikal Bridges è un giocatore a mio parere molto sottovalutato perché è un difensore di primissimo livello nella Lega, mia personale opinione è uno dei migliori 5 difensori della Lega e probabilmente il miglior difensore tra gli esterni. Può marcare sostanzialmente chiunque, marca dall'1 al 4, forse vi ricorderete la partita tra Warriors e Suns di qualche settimana fa in cui ha marcato Curry benissimo, è stato decisivo per la vittoria della sua squadra, o la serie dell'anno scorso, dei playoff dell'anno scorso contro i Lakers, in cui ha marcato un LeBron sicuramente appesantito, sicuramente acciaccato, però l'ha marcato in maniera
perfetta, non gli ha quasi mai concesso il ferro grazie alle sue braccia lunghissime e alla sua mobilità di piedi. In generale il suo corpo è perfetto per difendere in questa lega, è alto un paio di metri, ha delle braccia infinite e proprio questo gli permette la versatilità difensiva di cui parlavo prima. E inoltre lui non è solo un grande difensore sulla palla, è un difensore di squadra, si muove bene sulle linee di passaggio, però non è un difensore goloso, nel senso... difensore goloso è un po' la definizione mia. È anche un difensore di sistema di primissimo livello e pure nella metà campo offensiva è uno che può avere un impatto. Chiaramente lui è un tiratore, il suo primo istinto è tirare, il suo primo forse unico istinto offensivo è tirare, però in una squadra che ha i Chris Paul della situazione, i Devin Booker e gli Ayton che attirano l'attenzione della difesa, avere un tiratore come lui è fondamentale. Lui infatti nelle ultime due stagioni ha tirato sempre oltre il 40% da 3 ed è un tiratore molto affidabile. Un'altra cosa importante è che lui è un perfetto esempio di glue guy, ovvero un giocatore che non si prende le luci della ribalta, non si vede o non si sente troppo, però che è molto importante e che, diciamo, come dice il nome stesso, tiene tutti i pezzi della squadra incollati insieme. Anche per questo video siamo arrivati alla conclusione. Oltre a questi giocatori, ne aggiungeresti degli altri? Scrivicelo qua sotto nei commenti. Io ti ricordo comunque di iscriverti al canale e lasciare attiva la campanellina, di seguirci su tutti gli altri social che trovi nei link in descrizione. Un ringraziamento ad August e a Nick. Ciao a tutti, panchinari!